canale YouTube di Luigi Gaudio. Allora ragazzi, oggi spiegheremo il 27esimo capitolo dei Promessi Sposi. Che cosa accade nel 25esimo e nel 26esimo capitolo? Allora, noi abbiamo lasciato il nostro innominato nel 24esimo capitolo, che aveva fatto quel discorso, insomma, ai suoi bravi, aveva spiegato qual era la sua nuova scelta di vita e persino addirittura poi si era ritirato nella sua camera e aveva cercato di ricordare a memoria le preghiere, insomma, che diceva una volta. Ecco, dicevamo quindi che avevamo visto nel capitolo 24esimo come l'innominato aveva cambiato vita, in sostanza. Ora, nel 25esimo capitolo è bellissimo, perché è una scena proprio di paese. Nel paese di Renzo e Lucia, cosa avviene dopo tutta questa faccenda della conversione? Cioè, c'è tutto un rincorrersi di voci e soprattutto, a me piace tantissimo il 25esimo, mi spiace non riuscire a spiegarvelo tutto, e soprattutto la gente si dice, ma allora, quello lì, il tirannello, il potente, il signorotto, non è poi così tanto, hai visto che si può anche metterlo a tacere, hai visto che i suoi capricci possono anche essere, come dire, frenati, bloccati. Parlano soprattutto di Don Rodrigo, attenzione, certo sicuramente parlano della conversione dell'innominato che è stata una cosa fondamentale, ma la cosa che più interessa la gente del paese di Renzo Lucia, scusate, l'innominato era in un altro paese, loro avevano lì il loro signorotto, il loro tirannello, il loro Don Rodrigo, no? E allora la cosa che più interessa loro è proprio questa, ma guarda un po', lui voleva a tutti i costi Lucia e adesso Lucia non l'avrà più. E si è messo di mezzo il cardinale, la gente parla bene del cardinale perché è stato agli occhi della gente quello che ha risolto, no, la loro situazione. E invece Don Rodrigo deve masticare amaro, deve anzi per un certo periodo di tempo persino andarsene via, un attimino andare a Milano dove ha comunque le sue case, perché un nobile è un signorotto, ha le case a Milano, i parenti, il conte zio abbiamo visto e via discorrendo. E poi combinazione, ecco allora dicevamo, siamo dopo il Concilio di Trento. Nel Concilio di Trento si era deciso, fra le altre cose, proprio di intensificare l'attività pastorale dei vescovi, dei cardinali, eccetera. Cioè, praticamente, prima del Concilio di Trento era un disastro. Tant'è vero che c'era stata la riforma protestante anche per questo motivo qua, perché la Chiesa era lontana dalla gente. La Chiesa era, non so, i papi, i vescovi erano spesso degli illuminati, anche signori umanisti, eccetera, ma non era vicina alla gente. Poi invece anche proprio con San Carlo, che era stato il primo fra gli arcivescovi a fare queste visite pastorali, ci fu questa vicinanza maggiore. Allora l'arcivescovo girava, faceva queste visite pastorali, visto che era andato nel paese di Chiuso Vercurago, insomma vicino al castello del nominato, poi aveva deciso di andare anche nel paese di Renzo Lucia, e quindi dove Renzo non c'era, però c'erano Lucia Agnese. Lucia ritorna quindi momentaneamente nel suo paesello, proprio mentre c'è la visita pastorale del cardinale Federico Borromeo. La gente fa festa, come può, perché allora non avevano neanche i soldi per i festoni, no? Allora prendeva praticamente, noi dicevamo, non so, mia moglie diceva i patelli, no? Cioè, prendeva praticamente quelle cose che servivano per trattenere, diciamo, il di più ai bambini neonati, quelli che oggi si chiamano pannolini, ecco, sì, esatto, sì. Però allora non erano di materiale, non so come sono adesso, di plastica, che assorbono assorbenti, eccetera. Allora erano di stoffa. Questi panni di stoffa vengono messi sui balconi delle case a mo' di festoni per il passaggio del cardinale. Insomma, erano un po' poveri, non potevano fare molte cose. E il cardinale va da Don Abbondio e lo saluta nella sua canonica. Brevemente, e Don Abbondio è contentissimo, perché dice, meno male, questo saluto è stato breve, perché io avevo tanta paura che Agnese avesse detto al cardinale che io non avevo sposato Renzo, no?
Però, visto che ha fatto una visita breve, che non ha avuto niente di particolare da dirmi, vuol dire che Agnese non le ha detto niente. Ah, come sono contento. Attenzione, il cardinale vuole parlarti, vuole un colloquio personale. Don Abbondio dice: ah, ecco perché era stata breve quella visita, perché poi aveva intenzione di incontrarmi da parte a tempo debito, con tutto il tempo necessario. E infatti tra il 25esimo e il 26esimo capitolo c'è il dialogo fra il cardinale e Don Abbondio, dove il cardinale dice: sei stato tu che non hai voluto sposare quei due poveracci, quelle due persone, due fedeli, povera gente che ti avevano chiesto di sposare, avevano fatto tutti quanti i documenti. Sei stato tu a non volerli sposare? In un primo tempo lui dice: ma veramente la minaccia di morte, i bravi, questo matrimonio non sa da fare. Allora cosa dice il cardinale a questo punto, Don Abbondio, secondo voi? Dice: ma secondo te, tu che fai il prete, cioè dovresti mettere davanti la tua salvezza, la tua, il fatto insomma di salvare la pelle, o dovresti mettere davanti l'interesse dei tuoi fedeli, che tu dovresti amare, ai quali dovresti volere tanto bene? Qual è la cosa più importante? Ora, Don Abbondio è costretto ad ammettere che avrebbe dovuto anteporre il bene dei suoi fedeli ai suoi interessi particolari, personali. È costretto ad ammetterlo. Però, insomma, gli rimane sempre un po' di astio, come dire, perché deve sopportare questa gragnuola come dire, di rimproveri da parte del cardinale. Però il cardinale, sapete alla fine del dialogo che cosa fa? Dice addirittura: guarda che noi siamo vecchi, no? E adesso ci stiamo avvicinando a quell'incontro che ci sarà con Dio dopo la morte, a cui ci siamo preparati per tutta quanta la vita. Ora, di fronte a questo, sicuramente abbiamo i nostri peccati, e ce li hai tu così come ce li ho io, no? Ora, Don Abbondio, di fronte alla confessione addirittura dei peccati del cardinale, per un attimo sembra cambiare, però noi sappiamo che Don Abbondio è un tipo, è una maschera, è un personaggio piatto, e quindi anche se per un attimo, nel 26esimo capitolo, sembra cambiare, ma poi di fatto le cose ritorneranno esattamente come prima. Sta di fatto che poi avviene una cosa che adesso spiegheremo ancora meglio nel 27esimo capitolo, cioè avviene che non conviene che Lucia rimanga in quel paese. Cioè, finita la visita pastorale del cardinale Federico Borromeo, lì così nel paese di Enzo Lucia, chi sarebbe ritornato al paese? Sarebbe ritornato Don Rodrigo, perché Don Rodrigo per un attimo era andato a Milano perché non voleva neanche avere a che fare col cardinale. Sarebbe ritornato Don Rodrigo, secondo voi, ora che non c'era né Renzo né Fra Cristoforo, eccetera, se fosse rimasta lì Lucia, non avrebbe avuto il pericolo, il rischio di essere rapita un'altra volta, e questa volta senza Fra Cristoforo di mezzo? È chiaro quindi che decidono le donne di separarsi, cioè Lucia dovrà andare a Milano a cercare, o meglio, dovrà cercare qualcuno che la nasconda, insomma, che la protegga, che la nasconda, che la difenda dalle mire di Don Rodrigo, che la tenga lontana dal paese. Ora, c'erano lì nel paesello due milanesi appunto che villeggiavano, cioè che avevano una residenza di campagna, no? Che erano Donna Prassede e Don Ferrante. Il cardinale fa una specie di inchiesta: quali persone potrebbero accogliere Lucia in casa loro in questo periodo per evitare che Don Rodrigo nuovamente cerchi di rapire, eccetera. E vede che sono disponibili questi due. Anzi, Donna Prassede chiede al marito di fare la lettera con la quale si rende disponibile, insomma, a fare questa cosa, no? Perché in famiglia, ecco, voi dovete sapere, del sarto dovete sapere che è una pasta d'uomo, però è un po' presuntuosello, perché solo per il fatto di aver letto tre libri crede di essere un intellettuale, l'intellettuale del paese. Ecco, quali sono le cose che dovete sapere di Donna Prassede e di Don Ferrante? Molto semplice. Donna Prassede è una donna ostinata, sono persone agiate, benestanti, sono milanesi agiati, benestanti. Però Donna Prassede
è testarda, è ostinata. Quando si mette in testa una cosa, non si riesce assolutamente a farle cambiare idea. Soprattutto Donna Prassede, ecco, lei che pensa di fare il bene degli altri. Pensa di fare il bene degli altri. Ma tante volte, appunto, pensa, cioè di fatto, persegue solamente il suo i suoi scopi, cioè il suo progetto di bene sugli altri, che non sempre corrisponde davvero al bene della persona, capite? No. Bene. Mentre Don Ferrante, ecco, attenzione, in famiglia, tra Donna Prassede e Don Ferrante, comanda sempre la moglie, cioè comanda sempre Donna Prassede. Sembra proprio di vedere un po' quello che accade nei nostri giorni. Don Ferrante è l'intellettuale di famiglia, cioè quello che ha come unico suo ambito è quello della cultura, diciamo così. Infatti lui è un uomo di cultura, ha una biblioteca, vedremo adesso alla fine del 27° capitolo, molto molto ricca, con tantissimi libri. E così, quando per esempio dicevamo prima bisognava fare questa lettera, è lui che stende questa lettera perché nel campo dell'ortografia, nel campo della grammatica è padrone. In tutto il resto delle cose di casa, invece, è padrona lei, è padrona Donna Prassede. Ma adesso andiamo finalmente a leggere, insomma, il 27° capitolo. Ecco, all'inizio del 27° c'è un piccolo excursus sulla guerra di secessione. Guerra di successione, scusate, non confondiamo la guerra di secessione che c'è stata, per esempio, tra nordisti e sudisti, quindi secessione vuol dire rivolta, divisione, eccetera, con la guerra di successione al ducato di Mantova e del Monferrato. C'erano i Gonzaga che avevano questo ducato di Mantova e del Monferrato, poi però Vincenzo Gonzaga non ha lasciato eredi diretti. E quindi il narratore onnisciente, in modo ironico, all'inizio del 27° dice: siccome per un giusto sentimento di noi medesimi dobbiamo supporre che quest'opera non possa essere letta se non da ignoranti, cioè dobbiamo presupporre che il nostro romanzo, siccome non è un grande testo di letteratura, attenzione, perché c'è ironia in questo? Perché dovete sapere che a quell'epoca c'era il neoclassicismo, cioè una concezione di letteratura per un'elite aristocratica quasi, no? E invece lui era un romantico, quindi portava avanti un discorso diverso, cioè che la letteratura doveva essere per il popolo, per tutti. Però attenzione, di fatto non per tutti, tutti, nel senso che ovviamente nell'Ottocento il 95% della popolazione non sapeva né leggere né scrivere. Infatti, quando lui intendeva il popolo, cioè i suoi destinatari, erano i borghesi dell'Ottocento che erano in grado di leggere e scrivere, sicuramente. Allora lui li chiama un po' ignoranti, rispetto a quell'elite aristocratica che invece leggeva i grandi testi del neoclassicismo, no? Invece chi leggeva, chi avrebbe letto questo romanzo sarebbero stati i borghesi, la gente del popolo. Così non sarà male che ne diciamo qui quanto basti per infarinarne chi ne avesse bisogno. Insomma, all'inizio del 27° dice: vi racconto un pochettino di che cosa si tratta, che cos'è questa guerra di successione, perché voi che leggerete questo romanzo non siete così acculturati, no? E allora spiega questo, in cosa consiste questa guerra. Abbiamo detto che muore Vincenzo Gonzaga e non ci sono eredi diretti. Allora abbiamo dei pretendenti all'eredità. I pretendenti sarebbero Carlo Gonzaga, capo di un ramo cadetto trapiantato in Francia, dove possedeva i ducati di Nevers e di Rethel. Generalmente, anche nel resto del romanzo, viene chiamato il duca di Nevers. È un francese, diciamo così. È vero che è imparentato con i Gonzaga, ma è di fatto un francese. Ed entra lui in Mantova come successore di Vincenzo Gonzaga. Adesso c'è lui. Ora aggiungiamo del Monferrato perché Vincenzo Gonzaga aveva anche il Monferrato. Perché spesso poteva accadere questo anche certe volte, qualche secolo fa, cioè che dei nobili avessero un pezzo qui, un pezzo là, insomma, perché beh, sappiamo bene che in mezzo fra Mantova e Monferrato c'era sia la Repubblica Veneta e sia il Ducato di Milano. I contrapposti sono quindi Carlo Gonzaga del ramo di Nevers
E Ferrante Gonzaga, invece favorito dagli spagnoli, principe di Guastalla, che anche lui dice: sono anch'io un Gonzaga, quindi sarei io, dovrei essere io il successore di Vincenzo Gonzaga. Gli spagnoli appoggiano Ferrante Gonzaga, poi vedremo che alla fine, comunque, Ferrante Gonzaga rimarrà solamente principe di Guastalla. Il duca di Nevers diventerà appunto nuovo duca di Mantova, rimarranno i francesi quindi a Mantova. Mentre Monferrato alla fine sarà inglobato dai Savoia. I Savoia, che avevano il loro territorio originario addirittura in Francia, perché Savoia sarebbe una regione, una provincia della Francia, poi piano piano si spostano verso l'Italia, verso il Piemonte, dove poi dopo, insomma, la storia andrà avanti, la storia del Savoia fino all'unificazione d'Italia, addirittura, no? Infatti, gli spagnoli propongono Carlo Emanuele I di Savoia come duca di Monferrato. Alla fine faranno la pace e ci sarà questo accordo. Effettivamente, il Monferrato rimarrà ai Savoia, che sono adesso alleati con gli spagnoli, mentre Mantova sarà data ai francesi, al duca di Nevers, eccetera. Purtroppo, però, prima di arrivare a questa pace, che potevano fare anche prima, insomma, muore 1 milione di persone. A causa della guerra direttamente e a causa delle conseguenze della guerra, che adesso vedremo più approfonditamente, che sono la calata dei Lanzichenecchi e soprattutto la peste che ne conseguirà tra il 29 e il 30. Questo è un po' il quadro storico che voi dovete avere minimamente in mente. Don Gonzalo, il governatore di Milano, abbiamo già visto mentre c'era il tumulto di San Martino, va praticamente ad assediare Casale Monferrato. Cioè, cosa vuol dire? Il Monferrato, teoricamente, adesso dovrebbe rimanere ai Gonzaga. Era collegato con Mantova e siccome adesso a Mantova c'è il duca di Nevers francese, il Monferrato per il momento è francese, no? E quindi gli spagnoli, insieme con i Savoia, assediano Casale Monferrato. E così Don Gonzalo rimane lì ad assediare Casale Monferrato invece di fare il governatore a Milano. Però di fatto è incapace di occupare Casale Monferrato. L'assedio si protrae per tantissimo tempo, senza nessun esito. E così i Savoia avanzano nel territorio del Monferrato, che sono alleati con Don Gonzalo, con gli spagnoli, eccetera, mentre invece Don Gonzalo rimane bloccato lì. Urbano VIII, il papa dell'epoca, Carlo Gonzaga, sarebbe appunto il duca di Nevers, aveva assolutamente come alleati anzitutto i francesi, abbiamo visto, ma anche il papa, i veneziani e il papa. Quindi si crea una spaccatura, insomma, in Italia fra il fronte, diciamo, filo spagnolo, che con tutti i territori spagnoli dell'epoca, compreso il Ducato di Milano e i Savoia da una parte, e anche l'imperatore d'Austria, adesso vedremo, i Lanzichenecchi verranno infatti dalla Germania, no? Da una parte, e dall'altra invece il Duca di Nevers, che è appoggiato dai francesi soprattutto e dal Papa ai veneziani. Il Papa e i veneziani cercano di non entrare direttamente nella guerra a combattere, però appoggiano, insomma, il Duca di Nevers. Questa è Maria de' Medici, che è praticamente la regina di Francia, di allora. Il cardinale di Richelieu era sostanzialmente il primo ministro. Ecco. E allora c'era, La Rochelle, che era una specie di fortezza che viene assediata perché ci sono, dei ribelli da un punto di vista religioso. La Francia, nelle guerre di religione che ci sono state dopo la riforma protestante, alla fine diventa cattolica, no? E invece in questa fortezza di La Rochelle si chiamavano gli Ugonotti, no? Diciamo, sono praticamente dei protestanti, calvinisti, eccetera, no? Alla fine viene conquistata questa fortezza di La Rochelle. Quando i francesi vincono questo assedio di La Rochelle, eccetera, possono concentrare le loro forze in Italia, quindi combattere contro gli spagnoli in Italia per, insomma, per favorire il duca di Nevers. Adesso, questa è la prima parte del capitolo. La seconda parte del capitolo invece contiene
una cosa molto interessante per noi, che è la corrispondenza fra Renzo e Agnese. Ricapitoliamo. Lucia va a Milano con Donna Prassede e Don Ferrante, Agnese rimane al paese e Renzo dov'è? Dal cugino Bortolo, vi ricorderete, no? Nella Bergamasca, no? Ora, Renzo vorrebbe sapere notizie da Agnese, dalla madre di Lucia, vorrebbe sapere notizie di Lucia. E allo stesso tempo anche Agnese vorrebbe sapere che fine ha fatto Renzo. Riescono in qualche modo a comunicare, si scrivono delle lettere. Il problema è che, come spesso avviene, ecco attenzione, qui un altro tema, un'altra tematica che ci seguirà nel corso dell'ultima parte dell'anno, è quella del, diciamo così, del travisamento delle parole. Che è una tematica che del resto abbiamo già visto più e più volte nel corso del romanzo, a partire dal famoso terzo capitolo dell'Azzeccagarbugli e di Renzo, Latinorum di Don Abbondio, eccetera, eccetera. Abbiamo visto che la parola e la cultura non sono sempre elementi chiari, definiti, positivi e univoci nel corso del romanzo, spesso sono qualcosa che viene usato per ingannare, lo vedremo soprattutto con la trufferia di parole della peste. Ma introduciamo il discorso con la corrispondenza fra Renzo e Lucia. E così qui c'è una bellissima. Voi che fate tra l'altro scienze umane, sicuramente avrete studiato i meccanismi della comunicazione, quindi l'emittente, il destinatario, eccetera, giusto? Ecco, qui avete un bel esempio di una comunicazione che appunto. Vi ricordate anche il discorso come dire, dei segreti nell'undicesimo capitolo? Forse l'undicesimo capitolo non l'abbiamo fatto. Vabbè, insomma, certe volte ci sono dei segreti che però poi arrivano dove non dovrebbero arrivare. In questo caso, invece, nel caso della corrispondenza fra Renzo e Agnese, ci sono delle verità che arrivano davvero al destinatario, ma arrivano in un modo un po' distorto. Sostanzialmente, il punto è questo, ragazzi. Agnese deve avvisare Renzo del voto, della promessa di Lucia. Vuole avvisare Renzo di dov'è Lucia, dove è andata a finire Lucia. Lucia stava per essere rapita dall'innominato, ma poi l'innominato si è convertito, l'ha liberata e adesso si trova a Milano da Donna Prassede e Don Ferrante. E questa è una cosa che riesce a comunicare senza grossi problemi. La cosa invece che comunica con qualche problematica è il voto, la promessa di Lucia. Cioè lei deve comunicare a Renzo ormai di rassegnarsi, cioè che lui non potrà più sposare Lucia, perché Lucia ha fatto una promessa alla Madonna. Ecco, è chiaro, questa cosa qua viene scritta in queste lettere, ci sono degli intermediari, perché praticamente Agnese non sa leggere e scrivere, come Lucia. Renzo sa leggere solamente lo stampato, ma non sa scrivere. Hanno bisogno quindi di scrivani, quindi di persone che scrivano le lettere. Loro devono dettare, no? Queste lettere ma sapete come succede anche tante volte, non so se avete visto il film di Totò e Peppino De Filippo, punto e virgola a capo. Tante volte quando uno cerca di dettare il contenuto di una lettera, non sempre riesce a essere così preciso, ecco. Ecco un po' il problema quindi della corrispondenza fra Renzo e Agnese. E quando Renzo legge queste cose un po' confuse in questa lettera spedita da Agnese, dice: Ma siete diventate tutte matte lì? Cosa saltate fuori con questa storia di un voto che io non mi posso più sposare? Ma non se ne parla neanche. Adesso qua lavorerò, mi darò da fare, al momento buono, al momento opportuno, ritornerò da voi e sposerò Lucia, non se ne parla neanche. È un po' quindi vi ho, come dire, ecco il discorso che vi facevo, la comunicazione è un po' falsata perché passa, ci sono dei passaggi, cioè non è che Lucia riesca a comunicare, non è come quando oggi, non so, noi scriviamo un'email e immediatamente il destinatario legge l'email. No, lì bisognava passare attraverso degli intermediari, degli interpreti. E le persone certe volte,
quando fanno il loro lavoro, ad esempio questi scrivani, no? Quando facevano il loro lavoro, certe volte ci mettevano del loro nello scrivere, quindi interpretavano appunto quello che veniva loro detto. Ecco il discorso della comunicazione che certe volte è falsato. Possiamo pertanto definire il carteggio fra Agnese e Renzo una sorta di metafora della narrazione. Cioè, abbiamo detto che certe volte lui fa un po' di me, e il nostro romanzo è anche un metaromanzo, cioè di riflessione sul fare narrativa, sul narrare. Il romanzo è anche qualcosa che riflette su se stesso. È il caso appunto di questo carteggio, perché l'operazione non va sempre a buon fine, ad esempio questa corrispondenza fra Agnese e Renzo. Esattamente come certe volte la letteratura non va a buon fine. Il 27° capitolo è una riflessione critica, molto critica, sulla letteratura e sulla cultura. Infatti si chiude con la biblioteca di Don Ferrante, vedremo. I letterati, i soli che sanno scrivere, si reputano capaci di interpretare in modo migliore il pensiero dell'altro. E allora questi scrivani, questi interpreti di quelli che sono i pensieri di Agnese e di Renzo, diventano quasi, ironicamente, in modo quasi autoironico, diventano un bel esempio di quello che sono i letterati, no? Che interpretano la realtà. Il carteggio tra i due personaggi è irregolare, lento, costellato da incomprensioni reciproche, esattamente come avviene spesso, forse, appunto nel campo della letteratura, quando chi scrive spesso viene travisato. Ecco. Allora adesso, ma ci chiediamo che cosa succede a Milano intanto nella residenza di Donna Prassede e di Don Ferrante che hanno accolto Lucia. Intanto la giovine non passa momenti migliori, cioè nel senso che Agnese e Renzo sono comunque soli. Agnese nel suo paesello è separata sia dalla figlia sia dal futuro genero. Renzo nella Bergamasca, ma anche Lucia, che è lì ben protetta e difesa a Milano, comunque non passa momenti migliori, perché la Donna Prassede è un personaggio troppo incombente, troppo insistente, troppo che si vuole intrufolare troppo nel cuore, nei sentimenti, nei pensieri di Lucia. E così, col suo comportamento, riapre la ferita della lontananza di Renzo, moltiplicando il pensiero e il desiderio di lui. Cioè, Donna Prassede adesso si sente investita di un compito. Cara Lucia, tu ti volevi sposare con quel disgraziato di Renzo che era uno dei capi della rivolta del tumulto di San Martino. Adesso ci penso io. Io te lo faccio passare di mente quel Renzo là. Tu devi sposare una persona, un ragazzo per bene, non un disgraziato come quello lì. Tu devi dimenticare Renzo. Solo che Donna Prassede in questo modo ottiene il risultato, l'esito opposto. Cioè, continuando a parlargli male di Renzo, e quindi, siccome lei invece ricordava benissimo com'era Renzo e chi era, eccetera, le fa venire in mente continuamente quel fidanzato che lei voleva dimenticare perché ormai aveva promesso di non sposarlo più. Lei continuando a parlare e lo fa venire in mente ancora di più. E questo è un po' quello che avviene nella penultima parte del capitolo 27°. Che cosa avviene nell'ultima parte del capitolo 27°? C'è la, ecco, prima, vabbè, c'è un po' il ritratto di Donna Prassede, che è questa donna che vuole sempre far del bene. Attenzione, non solo a Lucia, ma anche alle sue figlie, che hanno sposato dei poveracci, che sono i generi di Donna Prassede, che cercano, ormai nella loro vita hanno un solo scopo, cercano in tutti i modi di tenere lontana la suocera dalle loro faccende personali, familiari. Perché lei vuole sempre mettere il becco, perché lei sa qual è il bene delle sue figlie e quindi cerca sempre di imporre questi suoi pensieri, no? Queste sue decisioni. Vuol decidere lei anche per delle persone che ormai hanno costituito una loro famiglia, che dovrebbe essere autonoma, no?
ma che fa molta fatica ad essere autonoma proprio per l'insistenza, per la presenza insistente di Donna Prassede. Ecco, dicevamo invece che nell'ultima parte del 27° capitolo abbiamo il ritratto di Don Ferrante. Abbiamo detto che Don Ferrante è l'intellettuale della famiglia. Come abbiamo visto per Don Rodrigo, e un po' anche per il nominato, non viene descritto, per esempio, il fisico di Don Ferrante, no, assolutamente no. Ma viene descritto lui attraverso la sua biblioteca, che è un po' come lo studio della Zecca Garbugli, cioè un posto dove c'è tanta roba vecchia e lasciata lì più che altro per mostra, diciamo, come status simboli. La biblioteca allora era uno status simboli, cioè era una dimostrazione che uno aveva un certo ceto sociale, no? E questa è la biblioteca di Don Ferrante. Oltretutto, la cultura è qualcosa di molto. Per esempio, lui intendeva per cultura anche magia, stregoneria, astrologia, eccetera. Tutte cose che invece per noi, e anche per Manzoni, che era un post-illuminista, sono qualcosa di irrazionale. Invece per Don Ferrante erano qualcosa di logico e di culturale. Altri video didattici su attuttascuola.it.